Molti fan di Uomini e Donne si sono accorti dell'assenza di Jack Van Oren nelle ultime registrazioni del Trono Classico. L'opinionista, con un passato da tronista, oggi ha deciso di rompere il silenzio, svelando di aver vissuto un momento davvero difficile. Un gran bello spavento è quello che Jack Van Oren si è preso in questi giorni, è lui stesso a confessarlo nel corso di alcune stories su Instagram, nella quali, però, non spiega le motivazioni dietro a questo momento drammatico. Le ipotesi sul web però non mancano, c'è chi parla di incidente per l'opinionista del Trono Classico, chi, invece, di possibili problemi di salute. Al momento restano semplici ipotesi che, ancora, non trovano conferma. Probabilmente, Jack deciderà di spiegare tutto nel corso dei prossimi giorni, forse, sul magazine di Uomini e Donne. Punto il ringraziamento alla fidanzata. Punto un grande spavento per Jack Van Oren che sui social ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa è successo nella sua vita. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi fan di aver vissuto un momento difficile, senza però entrare nello specifico. Per fortuna si è tratta solo di un brutto spavento, visto che Jack ha rassicurato tutti che la cosa è passata. Sorrido perché anche da questa brutta esperienza ho imparato che sono un ragazzo fortunato, ha detto l'opinionista di Uomini e Donne, che ha ringraziato la famiglia, gli amici e in particolare Marina Dervisci, la fidanzata con cui è tornato a sorridere dopo la separazione da Raffaella Mennoia, redattrice del dating show di Canale 5. Ho un sacco di persone che mi vogliono bene. La mia famiglia ma anche un sacco di amici. Specialmente devo ringraziare la mia piccola grande donna, senza di lei non sarebbe stato così semplice affrontare tutto ciò, ha detto Jack che sarà lontano per un po' dagli studi televisivi di Uomini e Donne. Mi sono molto spaventato. Periodo complicato per Jack Van Oren, assente da Uomini e Donne da qualche giorno. I fans hanno immediatamente notato l'assenza dell'opinionista che, di fronte alle numerose domande dei fans, ha deciso di svelare i motivi che lo tengono lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi. Eccomi. Non sono sparito, sono qua. Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto in questo periodo e che mi chiedevano come stavo e cosa mi era successo. Sarò assente per un po' di tempo dalla trasmissione, ha fatto sapere in una serie di storie pubblicata su Instagram. L'ex tronista ha poi aggiunto, è stato un momento molto tosto ragazzi, la verità è questa. La verità è che mi sono molto spaventato e ho ancora parecchia paura. Però la vita è anche questa. A oggi posso dire che è stato solo un semplice spavento. Comunque niente, è stato un fuoco di paglia e riprenderò la mia attività sui social. Punto Uomini e Donne. Duro attacco a Luigi Mastroianni. Punto duro attacco a Luigi Mastroianni da parte di Martina, una corteggiatrice del tronista che, dopo essere stata eliminata, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del vicolo delle news nel corso della quale ha puntato il dito contro Mastroianni. Martina ha anche parlato di Lorenzo Riccardi tornando poi sulla sua precedente esperienza da corteggiatrice di Luca Speracchi. Sono state due esperienze diverse, sicuramente più uomo ed emozionante quella con Lucas, Luigi si è rivelato incoerente, insicuro e infantile, ha spiegato la ragazza che ha poi svelato cos'è successo realmente con Mastroianni durante un'esterna che non è mai stata trasmessa, nell'ultima esterna l'ho fatto sedere lontano da me e lui dopo 30 secondi si è avvicinato molto, cercando anche un minimo di contatto fisico che io non volevo concedergli,
visto quello che aveva detto. Poi ha preso il mio spritz bevendo dalla mia cannuccia e guardandomi dritto negli occhi. Attesa per il trono di Andrea Cerioli e Ivan Gonzales. È trepida attesa per la prima puntata che avrà come protagonisti Andrea Cerioli e Ivan Gonzales. A Uomini e Donne, Maria De Filippi prova l'ennesimo colpaccio dopo vari troni, purtroppo rivelatisi un flop. Da Sara Affifel a Mara Fasone, di tronisti che negli ultimi anni hanno deluso pubblico e aspettative, purtroppo, ce ne sono stati. Il secondo tentativo sul trono di Andrea Ivan potrebbe però essere l'occasione giusta per risollevare le sorti dello show. In molti credevano, tuttavia, che sul trono sarebbe arrivato Niccolò Ferrari, ex corteggiatore di Niloufar Haddati oltre che ex tentatore a Temptation Island VIP. Negli ultimi tempi, è stata Carina Cascella ad accusare Niccolò di mirare al trono. È arrivata proprio dopo la presentazione dei nuovi tronisti la risposta di Ferrari alla nota opinionista. Niccolò Ferrari parla dei nuovi tronisti e… cosa vi devo dire? Io non ho replicato alle storie perché mi sembrava inutile farlo. Fa sapere Niccolò Ferrari su Instagram in merito alle dichiarazioni fatte da Carina Cascella, a me piace molto Carina, la seguo. Però ha detto delle fecionate allucinanti. E vabbè pazienza. Per fortuna io non ho bisogno di implorare nessuno. Niccolò tiene però a dire la sua anche sui nuovi tronisti, che lui ha conosciuto proprio nel corso della sua avventura a Temptation Island VIP. Sono contentissimo per lui e anche per Ivan. Ammette Niccolò, che conclude, a Temptation ho imparato a conoscerli, sono due bravissimi ragazzi ve lo garantisco. Imparerete a conoscerli anche voi. Li sostengo, li guarderò sicuramente e quindi insomma, sono felice per loro. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.